Desidero raccontarvi questa piccola, semplice ma molto significativa avventura che mi è capitata proprio questa sera, nei primi vespri di questa prima domenica dell'Avvento 2022, nella basilica dove svolgo il mio servizio di organista, la Basilica di San Lucchese a Poggibonsi. C'era un nutrito gruppo di adolescenti che erano lì a vivere il sacramento della confessione, penso in preparazione alla ricezione della Santa Cresima. Sono bastate le primissime note del corale Nunquam di Dietrich Buxtehude, che stavo provando perché avevo desiderio di suonarlo come preludio alla Santa Messa dei primi vespri di stasera. E questi ragazzi si sono fiondati letteralmente intorno alla console dell'organo dove stavo suonando. Sono rimasti in assoluto silenzio. Hanno atteso la fine del brano, guardando ad occhi sbarrati le mie mani e i miei piedi che si muovevano sui manuali e sulla pedaliera, e poi, pur conservando un tono moderato di voce, però con tutta la vitalità e l'esuberanza degli adolescenti, mi hanno tempestato di domande. Alla fine della nostra bella chiacchierata, mi hanno chiesto di suonare un brano, e poi un altro. E poi un altro, per passare in rassegna tutte le sonorità dello strumento. E alla fine il loro commento, non richiesto, ripeto, assolutamente non richiesto, è stato questo: quanto è bello questo strumento, proprio suonato in chiesa. Ma come mai nelle nostre parrocchie l'organo non c'è e non si suona? E io, con grande garbo e delicatezza, ho risposto: questo dovete chiederlo un po' al vostro parroco, magari ci sono varie motivazioni, può essere perché costruire un organo costa molto, può essere perché magari la sensibilità pastorale è un'altra. E i ragazzi, che non hanno paraocchi né filtri ideologici a quell'età, mi hanno così commentato: se ci fosse musica come questa al posto delle schifezze che sentiamo alla messa in parrocchia, sicuramente ci andremmo più volentieri. E il mio commento è stato: però ragazzi, bisogna anche capire che è difficile avere a disposizione nelle parrocchie dei musicisti che hanno anni di studio sulle spalle, che fanno le cose in un certo modo. Spesso e volentieri nelle parrocchie ci sono dei volontari che fanno quello che possono, magari ci mettono anche il cuore. Commento dei ragazzi: sì, va bene, ma il fatto è che il risultato è la brutta copia di quello che farebbe un DJ in discoteca, con la differenza che in discoteca di solito il DJ è bravo e mette musica bella, mentre in parrocchia i risultati sono sempre schifosi, senza peli sulla lingua. Ora, a questa singolare avventura potrei aggiungere le esperienze che sto vivendo nella scuola, mentre insegnando ai ragazzi proprio di questa età, dell'età delle medie, mi capita di affrontare il canto gregoriano, per esempio, e non soltanto di spiegare in linea teorica i vari tipi di repertorio, sillabico, fiorito, melismatico e quant'altro, ma di far loro esempi pratici, proprio cantandogli dei brani di gregoriano in classe. Sapeste quante volte proprio i ragazzi, appena terminata la lezione e spesso anche all'uscita da scuola, sono venuti proprio lì, alla macchina, all'automobile, mentre stavo salendo in auto per andarmene, a dirmi: prof, hai idea che mi è proprio arrivata nello stomaco quella musica che ci ha cantato in classe oggi? Non mi era mai capitato. La mia riflessione è questa: ma davvero non staremo sottovalutando i nostri giovani? Perché con questa idea del doverli attrarre rinnovando, rinnovando, rinnovando e dando dell'obsoleto all'organo, al canto gregoriano, a tutta quella esperienza che si è formata con tanto amore e tanta saggezza in 2000 anni di vita della Chiesa, forse stiamo rischiando di perdere dei tesori immensi. Dobbiamo piuttosto forse preoccuparci di fare un altro tipo di scelta, sia pastorale, sia liturgica, sia artistica. Dobbiamo partire dal presupposto che qualunque pianta si seghi le radici, si secca.
Una pianta che vuole rimanere rigogliosa e portare nuovi fiori e nuovi frutti deve essere ben salda nel terreno, consapevole delle proprie radici, deve conoscere se stessa fin da quando era un seme a quando è germogliata, al tronco che ha fatto, ai rami in cui si è dipanata. Quando è consapevole di sé, allora porta nuovi fiori e nuovi frutti. La stessa cosa è per l'esperienza pastorale, la innovazione nella continuità. Noi manchiamo nella nostra esperienza pastorale di esperienze autentiche, di autentica bellezza, di autentica ricchezza, perché pensiamo che i nostri giovani, siccome passano la giornata con il naso sullo schermo del cellulare fra social media, Instagram, TikTok e affini, non abbiano interesse per niente. Non è vero, si aspettano soltanto degli adulti che li ascoltino e che propongano loro con un sorriso che sappia di bontà adulta e matura, quelle cose autentiche di cui hanno bisogno. Cos'è che ha colpito così tanto quei ragazzi stasera? Una bella chiesa, ben curata, ben tenuta, una pagina d'organo, breve, serena, tranquilla, che all'interno di quel contesto parla al cuore e alla mente. Eccola qua.